Buongiorno ragazzi, avete visto che alba spaziale alle mie spalle? Veramente una fortuna assurda, veramente, veramente, veramente bella, colori fuori dal normale. Ora abbiamo raccattato tutte le nostre cose, fatto una colazione veloce e ci siamo messi in marcia per raggiungere il Pizzo Scalino. Il meteo promette bene e quindi la tentiamo, la tentiamo. Dobbiamo arrivare là sopra. Pierre, che ha già fatto il percorso, dice che dovremmo salire tutti questi bolli qua nel mezzo, arrivare fin qua in cima, fare tutta la cresta e dopo probabilmente salire qua sopra. Non siamo convinti che questo sia il Pizzo Scalino oppure sia un altro pizzo davanti di cui non riusciamo a capire il nome e il Pizzo Scalino invece sia dietro. Ma vediamo quando siamo in cima. Abbiamo passato i 3000 ura rampega in maniera decisamente importante. Dai, su. Cresta, sì. Eccolo il Pizzo Scalino lì sopra. Quella è la nostra meta. Invece quello è un altro pizzo di cui non sappiamo il nome.
cresta, panorama spaziale. Indescrivibile, veramente, veramente indescrivibile. Adesso stiamo facendo l'ultimo strappettino per arrivare su al pizzo. Se provo dove salire, però sarebbe anche meglio. Cieli, quello che ci aspetta. Vediamo il panorama da questa parte. Qua va giù, decisamente. Allora Pier, cosa mi dici sta salita? Commento a caldo. Bella ma faticosa. E non finisce mai. La cima è lì e rimane sempre lì, non sembra più avvicinarsi. È quello il problema. Pizzo scalino, sì, arrivato, yeah. Oh, ultimi passi, yeah, è stato molto più veloce di me, gatto, sì, allora, yeah. Sopra dal pizzo scalino io non ho mai visto una cosa del genere. Anche le condizioni meteo, la nebbiolina nelle valli, indescrivibile, veramente, veramente indescrivibile. Piccola nota di servizio, ma quello che si vede lì in fondo è il Monte Rosa.